Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo della questione allenatori Napoli, dove vi parlo di calciomercato, però ai termini dell'allenatore, e vi parlo di tutti i nomi in lista che ha in lista il presidente De Laurentiis. Però prima di farlo invito a lasciare un bel like, una bella iscrizione al canale e vi invito anche ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che carico su questo mio canale YouTube. Niente, ci sono tantissimi nomi che stanno circolando in queste settimane, si sta parlando di nomi che io reputo impossibili che vengono a Napoli. Vengono a Napoli perché hanno ambizioni diverse. Chi vuole la Premier come Luis Enrique, Klopp non si sa cosa farà, se rimarrà a Liverpool oppure rimarrà a Liverpool, ma ha un ingaggio elevatissimo sicuramente, non da Napoli. Gli unici più papabili sono, io metto dentro anche lo spagnolo, metto dentro anche Luis Enrique, che però attende un'offerta dalla Premier. Ma se questa offerta dalla Premier non arrivi, secondo me il presidente un pensierino ce lo può fare. Perché? Perché lui lo vuole fortemente. Infatti ha fatto anche una buona offerta di ingaggio. Un 7-8 milioni comunque si è parlato in offerte di De Laurentiis per Luis Enrique. Ex CT della Spagna, che comunque confermerà il modulo 4-3-3 qualora dovesse arrivare. Quindi un allenatore per me da Napoli, un allenatore che per me se viene io sarei contentissimo. Però il presidente ha detto che vuole la Premier e anche lui, cioè Luis Enrique vuole la Premier, ecco, quindi sta aspettando l'offerta alla Premier. Non so quale squadra di Premier voglia Luis Enrique. Sicuramente un allenatore che fa gol, un allenatore che ha fatto gol anche al Paris Saint-Germain, che però attualmente le voci per il Paris Saint-Germain si sono spente perché il Paris Saint-Germain sembra che nelle ultime ore si sia affiondato su Nagelsmann, ex mister del Bayern Monaco, esonerato per scelte societarie perché la società voleva fortemente Tuchel. Non capisco perché puoi buttare un progetto così con Nagelsmann, che comunque è un buon allenatore, è un allenatore giovane ma ha anche un po' di esperienza in Europa. Da quel che ricordo con l'Ipsia in Champions League arrivò in semifinale con tutti quei giovani, con un Timo Werner che era scatenato all'epoca, ora sta floppando. E comunque col Bayern Monaco è arrivato ai quarti di finale, ha beccato il City e il City ha fatto il culo. Però lui non era in banchina, stava Tuchel. Comunque, non dilunghiamoci tutto questo, del Paris Saint-Germain non me ne frega nulla. Però quindi Luis Enrique quasi certamente non viene, però non si può mai sapere. Se poi dalla Premier non arriva nulla per Luis Enrique, De Laurentiis già sta affiondando sopra, perché lui lo vuole, De Laurentiis lo vuole a Luis. Sicuramente poi Luis Enrique vuole la permanenza, vorrà la permanenza di tanti giocatori importanti, che De Laurentiis penso che ce la garantirà, perché De Laurentiis per Osimhen vuole un'offerta superiore ai 150 milioni. È un'offerta quasi, non dico impossibile, perché in Inghilterra sono anche disposti a spendere di più, però
è un'offerta mostre, mostre, un'offerta altissima per qualsiasi club. Quindi tutto da vedere. Poi c'è il nome in pole di Vincenzo Italiano che sembra che nelle ultime ore sia lui il preferito. Però ha ancora un contratto con la Fiorentina, penso che per prendertelo devi pagare la clausola oppure no, lui non è in scadenza, ha ancora un contratto con la Fiorentina, quindi bisogna trattare non solo con l'allenatore, ma anche con la società della Fiorentina. Però il problema è che lui stasera ha una finale di conference. Forza Fiorentina stasera, è una squadra italiana, speriamo che vinca. Stasera è una finale di conference, quindi attualmente, da come si dice, non hanno parlato perché Italiano è concentratissimo nel preparare la partita di stasera, quindi non ne vuole sapere delle voci di mercato. Ma si vuole concentrare prettamente sulla finale di UEFA Conference League, che sarebbe un traguardo importantissimo per la Fiorentina. Niente, come altri nomi, c'è il nome di Sergio Conceição, allenatore portoghese, attualmente allenatore del Porto che già doveva arrivare, che già prima di Spalletti sembrava tutto fatto, ufficiale, Conceição a Napoli, un nuovo allenatore del Napoli, poi arrivò Spalletti. Conceição che, non lo so, di questi nomi che adesso vi ho citato, il più probabile che venga a Napoli, proprio Vincenzo Italiano. Ah, si è parlato anche di Roberto Mancini, l'attuale CT della nazionale italiana, ma ha ancora un contratto lungo con la nazionale italiana, quindi non lo so fin quanto poi accetta. Non lo so se vuole poi lasciare la nazionale italiana. E comunque, questi sono i nomi. Ci sono tanti nomi, però c'è anche il nome di De Zerbi, che su tutti questi nomi per me è quello che anche non so se è molto probabile o poco probabile, perché lui lì al Brighton si sta giocando la Premier League, cioè gioca in Premier. Qui si verrebbe a giocare la Serie A, Premier League e Serie A, la Premier League è maggiore, la Premier League è maggiormente superiore alla Serie A, molto più superiore alla Serie A, quindi non so se a lui convenga poi venire qua. Però certamente che il Brighton non lo puoi paragonare con il Napoli è tutta un'altra squadra, se ti conferma poi il presidente di tutti questi giocatori. Sarebbe il mio preferito De Zerbi insieme a Luis Enrique. Se non dovesse arrivare Luis Enrique, io punterei su De Zerbi, ma il presidente già sta puntando su Italiano. Già da domani mattina, da stanotte, che già si saprà il vincitore della Conference League, De Laurentiis è pronto a chiamare Italiano, sicuramente. Quindi in questi giorni sapremo la verità perché l'allenatore arriverà in questi giorni, massimo una settimana. E niente, se volete che vi parlo ancora di calciomercato, lasciando stare da parte gli allenatori, dell'allenatore adesso vi parlerò solo all'ufficialità, ok? Solo nell'eventuale ufficialità di uno di questi allenatori che vi ho citato, tranne eventuali sorprese che si aggiungerà un altro di peso e prenderanno un Conte che non vi ho citato, però ha un 3-5-2, quindi impossibile. Quindi
Vi saluto, se volete altre indiscrezioni di calciomercato, ma in questo caso non degli allenatori, ma dei giocatori, vi invito a lasciare un bel like, cioè tanti like e una bella iscrizione al canale, siamo vicini ai 150 iscritti. E niente, lasciate tanti like non solo per il calciomercato del Napoli, ma anche per commentare insieme qui insieme a voi i convocati del CT Roberto Mancini per la Nations League per le semifinali contro la Spagna. E niente, a dopo che sicuramente caricherò altri video o almeno minimo un altro video. Ciao ciao.